Guerriglia urbana a Parabida. Attimi di terrore l'altra notte in pieno centro nella città delle Veneri. Due noti commercianti del luogo se ne sono date a suon di gavettoni, incutendo paura tra le persone che per la caluria estiva cercavano refrigerio nella piazza principale della città. Ancora ignote le cause che hanno portato i due acquabomber a tale violenza. Sullo spiacevole fatto di cronaca interviene anche il parroco del paese, il neretino Don Angelo Corvo, affermando: «Sono davvero rammaricato per l'altra sera. Certi episodi non danno lustro al buon nome della parrocchia e dell'intera città di Parabita». Infine conclude dicendo: «È inutile, piove sempre sul bagnato». Ciao Gianfranco, questi li mettiamo nel congelatore così sono belli freschi, che ti piace fredda l'acqua. No, questi sono per i tuoi amici del barrio che si sono rifugiati qua sopra. Abbiamo anche fatto il gesto dell'ombrello. Sì. E chi sono questi allora? Per il barrio. Allora guarda, Antonio. Ci metto anche il nome. Anna Lucia. Con il Mancello. Sì. Questo è Federica. Mi stai filmando tutto? No, questi sono No, grande Gianfranco, bravo. Guarda, questa mossa è sufficiente, vai, è proprio la partita, vicino musicchio, vicino musicchio. È moese che dove sta Gian Cosimo? In fondo. Vieni Gian Cosimo, io non ho fatto niente. Bella pinta! Gli occhiali chi ce l'ha? Pace fratelli, pace. Pace, pace. Pace fratelli. Pace. Cioè vi state coalizzando contro di me? No. Non ci provate.
Quando esci? Giovane, qua c'è asilo, eh? No. In radio c'è un pulcino. In radio c'è un pulcino. E il pulcino Pio. 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 Mamma mia, che sconfitta! Dai, guarda, è sconfitta! Rubi, dai, via l'acqua congelata! Questa non te l'aspettavi, non l'hai vista? Hai cercato la